Il Movimento 5 Stelle perde pezzi in Europa. Pier Nicola Pedicini, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao e Eleonora Evi escono dalla delegazione pentastellata presente in Europa per proseguire un percorso politico autonomo. Lo annuncia all'europarlamentare Pedicini in una nota. Non mi faccio cacciare, sono io che me ne vado, si definisce una persona scomoda per il vertice. Le motivazioni con l'addio al Movimento 5 Stelle si legge nella nota. I quattro eurodeputati rinnovano il proprio impegno a favore delle battaglie di cui sono stati portavoce in questi anni, mettendo al primo posto la difesa del pianeta e la tutela della salute dei cittadini. La decisione è stata resa necessaria dall'impossibilità di portare avanti con coerenza la difesa di questi temi all'interno della delegazione del Movimento 5 Stelle, il cui operato oggi diverge irrimediabilmente sia dall'impegno preso con gli elettori che dalle aspirazioni originarie del Movimento. Per Corrao sono tanti motivi che lo hanno spinto ad uscire. Ai tanti e pregressi aggiungiamo la triste e recente consuetudine di venire aggrediti per aver difeso il nostro programma elettorale, come la posizione intransigente contro il MES che portò al primo procedimento disciplinare, oppure il recente voto contro la PAC in linea con il nostro programma e con tutte le associazioni ambientaliste, ma che ci è valso vari schizzi di fango da parte del movimento che si è schierato con PD e Forza Italia. Ma di giravolte politiche, di risonanza mediatica inferiore, ne abbiamo viste anche altre sulle foreste, sulla tutela degli animali, sulle rinnovabili, sul gas, sull'idrogeno da fonte fossile o ancora TAV, TAP o ILVA.